Hello everyone and welcome to Coppa e Football Italia show. I'm Luigi Regoni and I'm here with Giusy Meloni. Hello everyone, we're in the Milan studios and this is a new show covering eFootball's latest eSports campaign. In today's show, we will introduce the Coppa e Football Italia and find out how you, the fans, can get involved. Also, our Luigi here is going to be meeting our professional eFootball eSports players. And checking out the tournament's journey so far. We will also be giving you all the chance of winning big with the Coppa eFootball Italia show. If you like this video, subscribe to the channel and comment. Hashtag Coppa eFootball giveaway right here to be in with a chance of winning some partner club merchandise. We will also be giving away two eFootball coin codes during the video. The codes will pop up on the screen for a few seconds at some point in the video, so watch out for those too. So, what exactly is Coppa eFootball Italia? La senti? Questa energia nell'aria? Una passione che attraversa tutta l'Italia, come mai prima d'ora. La rivoluzione degli eSport è qui. For the fans, for the gamers, for the next generation of Atalanta. E mette in connessione fans, giocatori delle giovanili e pro players. Con il sogno di rappresentare il loro club. Viva la Coppa e Football! I fans incontreranno l'elite, i campioni del futuro. Uniti per competere insieme ai massimi livelli. Per rappresentare i migliori club italiani. Buona fortuna. Coppa e Football è qui. So here we have the official video explainer to tell you all about how the tournament will work. Konami presenta Coppa eFootball. Un nuovo format sportivo mai visto a livello globale. Per la prima volta in Italia. I migliori club italiani si scontreranno in una competizione senza precedenti. E tu, pensi di stare lì a guardare? No, avrai anche tu la possibilità di rappresentare il club dei tuoi sogni. Ogni club parteciperà al torneo con tre players. Il primo, un calciatore delle giovanili di ciascun club selezionato attraverso un torneo interno. Il secondo, un eSport player selezionato da ciascun club. Il terzo, potresti essere tu, partecipando ai Konamichi Fan Tournaments. Ogni team, così composto, competerà per la vittoria finale. Per ogni club verrà organizzato un torneo Konamichi dedicato che prevede una prima fase direttamente in-game, attraverso la dashboard di gioco accessibile a tutti i videogiocatori italiani sopra i 16 anni. A seguire il knockout stage, a cui accederanno solamente i 16 migliori della classifica in-game e che decreterà il migliore tra i fan che si unirà al calciatore delle giovanili e all'eSport player per competere nel torneo. Sono ben due le fasi della Coppa eFootball. Nella prima fase, i club si scontreranno in un girone svizzero. Ogni match del torneo si giocherà 2 contro 2, in best of 3, nei quali, a rotazione, giocheranno tutti i player del team. Il primo club in classifica accederà direttamente alla fase finale, mentre i restanti club accederanno al knockout stage per decretare i finalisti per la fase successiva. Le due semifinali, in best of 3, decreteranno i club che si scontreranno in best of 5 per la vittoria. coppaefootball.it. So this is a brand new competition that brings together a truly unique team representing some of Italy's biggest clubs. A very different kind of esports tournament for sure, and there are some experienced players that will be vital to each team. Luigi sat down earlier with some of the professional esports players from the clubs.
I'm here with Umberto Frusciano, pro player for Atalanta Esports. Hi Umberto, how are you? Tutto bene, grazie. Sono pronto per questa nuova avventura. May you tell me your experience with Atalanta Esports? Beh, è un'esperienza che è iniziata da poco, però mi sono trovato subito bene con tutto lo staff che mi hanno fatto sentire un giocatore dell'Atalanta come se giocassi per l'Atalanta da anni. Sono molto felice di essere qui e di rappresentare una delle migliori squadre in Italia. When did you start to play video games? Any football since the first day? Videogiochi gioco da quando ero piccolo, la passione che mi ha trasmesso mio padre, giocando a PES fin da quando ero piccolo. Sia di football gioco dal day one, dal primo aggiornamento. As professional player, do you have an advice for Atalanta fans that will compete in Con Amici? Il mio suggerimento è quello di divertirsi, di giocare con lo stesso spirito in cui tifano la nostra squadra, l'Atalanta. Questa è la cosa più importante. Divertitevi e poi cercate ovviamente di vincere per rappresentare la vostra squadra. I'm really excited to be here with Adrian Urma. Ciao, innanzitutto vorrei ringraziarti per l'invito. Ringraziarti per la telecronaca in passato, mi fa piacere conoscerti, spero ci sarà modo di fare altre telecronache in futuro. How is going with eFootball in these days? Are you training hard? Sì, mi sto allenando molto insieme ai miei compagni, soprattutto perché è molto bello fare della propria passione un lavoro. Manca poco all'inizio delle competizioni e stiamo cercando di fare al meglio, di prepararci al meglio, di trovare la tattica migliore e soprattutto i giocatori adatti per il nostro stile di gioco. And this wonderful jersey is the eSport jersey, right? Sì, questa è la nostra maglietta eSport. Mi fa molto piacere indossarla perché mi piace tantissimo e soprattutto perché siamo il primo team che può indossarla anche su eFootball. What did you think about Coppa eFootball Italia project? Allora, penso sia un progetto molto interessante, soprattutto perché include tanti club, include i giocatori della primavera, include i tifosi e il pro player. Quindi è molto importante cercare di creare un team molto, molto unito, di allenarsi insieme e di cercare di divertirsi, ma allo stesso tempo di portare la Coppa a Roma. Thank you, Adrian. Thank you so much for your time. Grazie, grazie a voi e ci vediamo presto. So, that is our show. Make sure to leave a like, subscribe and comment. Hashtag Coppa e Football giveaway in the comments below to be in with a chance of winning some wonderful partner clubs merchandise. Make sure you are subscribed to the eFootball social media pages on screen right now. Watch out for our next episode and we will see you again next time.